Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare del motivo per cui prendere un Border Collie. Primo motivo, per la sua bellezza, per il suo bel pelo fluente e setoso, che però dovete prendervene cura. Appunto, dovete spazzolarlo 2 volte a settimana, se non anche di più, quando c'è la muta. Ma di questo ve ne ho già parlato in un altro video, che vi consiglio di andare a guardare, che ve lo linko qui in descrizione. Secondo motivo, per la sua voglia sempre di fare. Sì, perché lui ha sempre voglia di fare, di mettersi in gioco col proprietario, di imparare nuovi tricks, e sempre con felicità e gioia di collaborare, appunto, che questa è la terza motivazione, di collaborare col proprietario, col suo amico, che ovunque va gli piace svolgere delle attività con lui, appunto, che sia di andare in montagna, al mare o una bella passeggiata nei boschi. Però dobbiamo stare attenti, perché se noi non appaghiamo questa sua motivazione, allora può fare di testa sua e combinare guai sia in casa che fuori. Infatti dobbiamo sempre dargli qualcosa da fare, che sia la ricerca, che sia agility, this dog, o come dicevo prima, una bella e lunga passeggiata nei boschi. Quarto motivo, la sua comunicazione. Loro sono ottimi comunicatori, appunto li possiamo vedere quando lavorano con il gregge, che basta solo uno sguardo e la loro postura che riescono a muovere un gregge enorme sopra i colli. Appunto per questo motivo dobbiamo stare molto attenti anche noi, che se siamo dei bravi osservatori possiamo capire cosa hanno, cosa possono andare a combinare anche soltanto guardandoli negli occhi e la loro postura. Però questo è un po' difficile se le prime volte, insomma, che ce l'abbiamo. E mi raccomando, state attenti a non guardarlo troppo negli occhi, perché a loro non piace, come a molti cani, ma in particolare al Border Collie. Quinto motivo è la loro voglia di stare con gli altri, con altri animali, ma anche con le persone e i bambini. Però anche questo dobbiamo abituarli già da cuccioli, così che poi quando saranno adulti avranno tante esperienze positive che lo aiuteranno per la loro vita. E poi una parte che posso dire che ho visto molto anche nella Shanti è la loro sensibilità. Sono molto, cioè capiscono molto prima quando qualcuno non sta bene, ha bisogno di qualcuno, insomma, come ad esempio o i bambini oppure gli anziani. Infatti mi ricordo che una volta Shanti l'ho portata in un ospedale, vabbè, per varie faccende, e ho visto proprio come stava vicino agli anziani o ai bambini, che non è che neanche si doveva chiedere quello che doveva fare o quello che sarebbe stato da fare in quel momento, ma che già lei si metteva a disposizione, in sintesi. E questo, cioè, mi ha fatto veramente felice, e ha fatto felici anche le persone che erano là. Ok, questo è un video che volevo fare da molto tempo, finalmente sono riuscita a farlo e spero che vi sia piaciuto. Ah, e poi volevo farvi vedere questa maglietta, che il disegno l'ho fatto io. Se ne volete una, basta che me lo scrivete qui sotto nei commenti, oppure mi scrivete su Instagram, Avventure di Shanti. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un altro video. Ciao!